Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 14. Gita a Kyoto. Reika. Sono stata rapita, Hiro-kun. Dall'altra parte del cellulare non proviene risposta. Che sia svenuto per lo shock? Sono le 7:30 del mattino e mi sto recando alla stazione del treno in compagnia di Aiko e Misaki. Rapita. Su, piccola. Kyoto è bellissima in questa stagione. Cerca di divertirti e non pensare a niente. Considerando poi quello che mi hai detto ieri sera, è meglio se stai qualche giorno fuori città. Non credi anche tu? Già, ieri sera. Quando sono tornato a casa ho notato subito qualcosa di strano. Alcuni oggetti erano stati spostati, allora ho verificato nella stanza di Max e ho visto che era in disordine. Questo vuol dire che è passato da casa prima della fine delle mie lezioni. Non è entrato in camera mia, pertanto non cercava soldi. Magari voleva soltanto prendere degli abiti. Fatto sta che io mi sono subito allarmata e non ho chiuso occhio per tutta la notte. E questa mattina, praticamente all'alba, sono piombate in casa Aiko e Misaki, obbligandomi a fare al volo la valigia col chiaro intento di trascinarmi anche a forza in questa gita scolastica. Sì, forse hai ragione tu. Sembra che la mia quota sia stata pagata da qualcuno. Mentre parlo al telefono con Hiro, le due scellerate qui vicino se la ridono alla grande. In realtà avrei potuto dire di no e basta. Ma considerando che Max è nei paraggi, mi sono lasciato trascinare senza opporre troppa resistenza. Non ci pensare, divertiti e stai attenta a chi sei tu. Quando torni mi troverai qui. La mia classe parte la prossima settimana. Fai tante foto. La voce di Roshi non è allegra come dovrebbe per un evento come questo. Va tutto bene, Hiro-kun? Sì, però mi mancherai. Chiamami domani, adesso ti saluto. Termino la telefonata con la consapevolezza che la reazione di Hiro e il suo sensei è agli sgoccioli. Mi sento in colpa a lasciarlo da solo proprio ora, ma d'altro canto ne sono sollevata, perché questa è una scena vista e rivista, io che raccolgo gli avanzi lasciati dagli altri, io che finisco sempre col soffrire per non poter superare un certo confine con Hiroshi. Forse andare lontano da Tokyo in un momento così delicato è proprio la cosa migliore per me. Arrivati in stazione vedo la mia classe e la sezione B2 in piena eccitazione da viaggio. Io invece cerco di capire se ho preso l'occorrente per 3 giorni e mi dispero al pensiero di aver sicuramente dimenticato qualcosa di importante. Reika-chan, non preoccuparti, se ti manca qualcosa puoi chiedere a me o a Misaki-chan. Aiko è sempre molto dolce e da quando siamo uscite di casa non ha fatto altro che starmi attaccata. Una ragazza così carina e per bene. Rabbrividisco al pensiero che abbia rischiato vedersi aprire la porta di casa da Max. Veniamo raggiunte da Ryo, Sasuke ed altri compagni. Non ho mai viaggiato in gruppo, ammetto di essere emozionata. Poi nessuno indossa la divisa scolastica e questo rende tutto meno formale. Sento che il mio cuore si riempie di speranza. Penso che sul mio corpo non ci sono segni e che i capelli stanno pian piano ricrescendo. Per quanta paura io possa provare nella vita, qui stavo avanti comunque. Forse sarà un bel viaggio anche per una come me. Mentre ci prepariamo a salire sul treno, osservo Sasuke che coordina i gruppi. Indossa un cappotto sportivo di jeans scuri. È bellissimo, penso, e mi ritrovo a sospirare come una cretina tirandomi dietro il mio piccolo bagaglio. Ryu mi si para davanti e mi aiuta a salire in vettura. Mi fa piacere vederti, Re-chan. Vedrai, sarà una bella esperienza. Aiko e Misaki non mi hanno lasciato molta scelta. Praticamente o venivo in viaggio con voi o si stabilivano in casa mia per una settimana. Ma sai, alla fine credo anche io che sarà divertente. Io grazie per avermi mantenuto il segreto su quella faccenda. Dimmi una cosa, per favore, la mia quota l'ha pagata Sasuke, vero? Il biondo sorride. Non mi era resa ancora conto di quanto il viso di Ryo sia bello e solare. I suoi capelli attualmente sono corti e sparati in aria, li attinti di arancione, allo zaino pieno di ciondoli e portachiavi che richiamano le fattezze di alcuni personaggi degli anime più in voga al momento. È un giapponese fuori dall'ordinario e probabilmente vicini sembriamo proprio una coppia bizzarra. Ma è gentile, allegro e buono. È una persona che mi piace e che sono sicura non giudica mai qualcuno prima di averlo conosciuto davvero. Mi aiuta a sistemare le mie cose nell'apposito alloggiamento e si siede al posto davanti a me. Si volta subito e iniziamo a conversare mentre gli altri studenti continuano a far chiasso tutto intorno. Sì, la tua quota l'ha pagata Sasuke. Dice che è molto orgoglioso dei progressi che hai fatto negli studi. Sembra tu abbia dato in tal senso più soddisfazione di me. Arrossisco, anche se so che questo ragazzo non dice nulla con malizia. Senti, Re-chan, quel coglione è sempre stato un idiota con le ragazze. So che ha un atteggiamento da stramaledetto solo il meglio del Giappone,
e so che tende a stare sulla difensiva in ogni occasione, però vedi, io sono convinto che tu gli piaccia davvero. Chiaramente quello che ti sto dicendo deve rimanere tra noi o mi ammazza. Comunque, da quando ci sei tu, Sasuke che è più vero. Non so, sembra rilassato. Direi che viene a scuola meno impostato, insomma, un po' meno Kawashima. È come se la sua maschera di perfezione stesse crollando e oltre ai buoni voti, ora si concentra molto di più anche sulle persone che ha intorno. Immagino che tutto sia partito dalla sua voglia di conoscerti meglio, ma anche con gli altri si sta tranquillizzando. Sono convinto che tu gli faccia bene, soprattutto perché non lo tratti come un principe, ma come un comune mortale. La sua famiglia non è facile, non immagini neanche lo stress che i suoi genitori gli gettano addosso. Io non so cosa ti passi per la testa, però magari prova a dargli una possibilità. È un gran rompiscatole, ma un bravo ragazzo. Quindi, per favore, non arrabbiarti se fa tutto questo alle tue spalle. È che ci teneva davvero che tu fossi qui. Alle parole di Ryo ho sentito come se qualcosa dentro di me fosse tornato al suo posto. Sasuke raggiunge il suo amico e si siede anche lui nella fila di posti davanti a quella di noi tre ragazze. Aiko si volta verso di me mostrandomi una rivista e cercando di mantenere una conversazione allegra e rilassata. Misaki, che le siede accanto, si volta ogni 5 secondi a controllare un tipo che le piace. Tutti sono felici mentre il treno parte. Tutto sembra così normale. Dal mio posto sento la voce di Sasuke che parla del più e del meno con Ryo. Trasformo mentalmente la sua voce in una melodia e mi viene in mente una composizione molto dolce e appassionata. Allora faccio una cosa che non facevo da molto, troppo tempo. Prendo il mio quaderno pentagrammato e butto giù qualche idea. Mentre lo faccio, Aiko si volta di nuovo verso di me. Che fai, Rei-chan? Questo, mi è venuta in mente un'idea per una composizione e così prendo appunti. Vedi, io suono il pianoforte da quando avevo 4 anni. Davvero? Che bello! Scommetto che sei bravissima. Mi piacerebbe sentirti suonare una volta. Magari sarà possibile proprio durante questo viaggio. Suoneresti qualcosa per noi? Osservo il mio foglio e le mie idee e sento il mio cuore che batte libero finalmente. Vedo il volto di questa ragazza tanto vicino al mio. Ha gli occhi di una mandorla perfetta, sono dolci e sinceri. Le sorrido. Sì, mi farebbe piacere suonare qualcosa per voi. Quando mi rendo conto di averlo detto, sento il mio viso andare a fuoco e tra le poltrone che ho davanti intravedo il volto sorridente di Sasuke. Dovrò proprio ringraziarlo quello scemo più tardi. Sasuke. Il viaggio in treno è di 2 ore circa e quindi tra una chiacchiera e un'altra passa velocemente. Giunti alla stazione di Kyoto, svolgo per bene il mio lavoro di capoclasse, verificando per prima cosa la presenza di tutti e consegnando ad ognuno il programma della giornata. Per prima cosa andremo in albergo con il pullman per posare i bagagli e sistemarci nelle rispettive stanze e poi inizieremo a visitare qualche luogo caratteristico. Mentre ci prepariamo a salire in pullman, Reika si avvicina timidamente a me. Indossa un vestito corto che lascia in vista le sue gambe perfette. Nonostante abbia l'aria di chi ha dormito poco, è comunque molto carina. Sasuke-kun, io, ecco, ti ringrazio per avermi pagato il viaggio, però ti restituirò la somma della mia quota quando torniamo a Tokyo. Le sistemo il troll e le rispondo. Preoccupati più avanti di questo, perché ti chiederò anche gli interessi. Lei non capisce, si limita a sorridere e a salire sul mezzo di trasporto. Però è vero. Ho in mente un sacco di modi in cui potrà ringraziarmi. E la mia sfida più grande inizia ora. Riuscire a fare in modo che sia lei a volersi sdebitare con me. A tutti i costi. Allora, Teme, sei contento che sia venuta anche lei? Te lo dirò più tardi, amico. Per ora diciamo che sono abbastanza soddisfatto del mio operato. Metticela tutta, Sasuke. Stai tranquillo. È quello che ho intenzione di fare. Il mio piano prende forma appena arriviamo all'albergo che io stesso ho scelto e proposto ai professori. Il posto è molto bello e il rapporto qualità-prezzo ottimo, ma ancora di più nella hall dell'albergo c'è un pianoforte a coda. Appena entrati ho visto gli occhi di Reika illuminarsi, sapevo che le sarebbe piaciuto. Le stanze sono alternate, ovvero in ogni stanza ci sono 3 ragazze e poi 3 ragazzi, alternando le presenze con la nostra sezione e quella in viaggio con noi. Così ho accontentato anche Misaki. Le stanze di noi studenti sono tutte sullo stesso piano ed ho fatto in modo che la mia non sia troppo vicina a quella di Reika, forse così non si sentirà sotto pressione. In stanza con me e il mio amico idiota c'è Kaito. Lui è una festa ambulante, quindi saranno più le volte che non c'è che quelle che è presente. In ultimo, come professori scelti come accompagnatori sono Noda e Rin.
e tutti sappiamo che hanno una relazione. Di conseguenza la speranza è che la notte abbiano da fare tra di loro piuttosto che perdere tempo a controllare stanza per stanza gli studenti. Compito che quindi spetterà a me e a Ueda, che è il capoclasse della sezione B2. E se Aiko si darà da fare, cosa di cui non ho dubbi, anche lui sarà occupato in altro e i controlli saranno tutti eseguiti da me. In ultimo, cosa ancora più importante, qui non c'è Hiroshi. Kyoto è la mia chance. Se non la conquisto qui, sarà meglio rinunciare. Aiko. La nostra stanza è molto carina. Appena entrate, Misaki ha iniziato a spogliarsi al volo per indossare una minigonna di jeans cortissima e uno stivale di pelle nero. Almeno ha evitato di sfoggiare un tacco 15, visto che si prospetta una giornata ricca di chilometri da fare a piedi. Anche io mi sono cambiata in stanza. Reika invece si è cambiata in bagno, deve essere persino più timida di me. Spero non abbia problemi con il suo corpo, perché io la trovo molto carina. Ho promesso a Ryokun, il mio adorato Ryokun, che diventerò sua amica. Ma a parte questo, voglio davvero conoscerla meglio. Una ragazza che suona il pianoforte da quando era bambina deve avere una sensibilità molto particolare. Sono sicura che sia una persona favolosa e quindi ci tengo davvero a diventare sua amica. E poi mi piace come mi tratta. Non mi fa sentire una diversa solo per le origini della mia famiglia. Lei è sempre naturale con tutti. Forse potrei imparare qualcosa da lei, se riesco a scavalcare il muro dietro il quale si nasconde. Ci metterò tutta me stessa per riuscirci. Allora ragazze, siete pronte? Misaki è tutta eccitata ed io so bene il motivo. Misa-chan, risparmiare energie, oggi dovremmo camminare parecchio. Ma quali camminate e visite, Aiko? Io sono eccitata al pensiero di quello che ci aspetta durante la notte. Finalmente il mio sogno di gloria avrà successo. Ma di che parla? Reika-chan, non preoccuparti, fa sempre così. Ha deciso di dichiararsi al ragazzo che le piace molto durante questa gita e quindi ora è nella fase in cui cerca di farsi coraggio da sola. Ma tanto alla fine si rivela sempre un buco nell'acqua. Forse ho esagerato. Misaki si è spenta. Dai, Misa-chan, scherzavo. Sono certa che andrà tutto bene. Sei talmente carina che non potrà resisterti. Se ti piace un ragazzo che è in gita con noi, credo proprio che in questo sia il momento adatto per confessargli i tuoi sentimenti. Vedrai che andrà bene. Incredibile. Reika mi aiuta a tirare sull'umore di Misa. Ne sono felice. Si vede che inizia a prenderci in simpatia. Così usciamo dalla stanza per recarci nella hall dell'albergo ed incontrare il resto della classe. Prima ho chiesto a Reika cosa vorrebbe visitare a Kyoto e quindi ora devo trovare Sasuke per fornirgli informazioni. Intanto Misaki le sta spiegando chi è il ragazzo che le piace. Mi sento come un agente segreto, sono emozionata. Questo viaggio sarà divertentissimo. Sasuke. Arrivati nella hall, ho mandato Ryo a reperire informazioni da Aiko. Magari riesco a fare anche una buona azione per quella ragazza. Del resto, se non l'aiuto io con quello scemo kawaii, non riuscirà mai a fargli comprendere i suoi sentimenti. Adesso che ho le informazioni che mi servono, posso dare il via allo show. Allora ragazzi, venite tutti qui un attimo. Prima io e Ueda vi abbiamo lasciato il programma di 3 giorni di gita. Come avrete notato, ci sono molte cose da visitare e quindi abbiamo ben pensato di dividerci in gruppi formati da 6 persone. Tali gruppi si muoveranno autonomamente recandosi nei luoghi di maggiore interesse. I gruppi possono essere formati come desiderate, anche tra persone di sezioni diverse. Ci si ritrova in albergo per le 19. Ogni gruppo avrà un cellulare a disposizione per le emergenze. Dividetevi così posso darvi il cellulare. E ricordatevi di firmare il foglio presenze sia in uscita che in entrata. Detto ciò, vedo che Ryo è al mio fianco come sempre e faccio un cenno a Ken Ueda di avvicinarsi. Ehi, che ne dici di venire in gruppo con noi? Per me non ci sarebbero problemi, Kawashima, ma essendo anche io un capoclasse non mi sembra il caso di fare gruppo insieme. I sensei avrebbero di sicuro qualcosa da ridire. È una rottura, ma temo che mi toccherà andare con quelli della mia sezione. Lancio uno sguardo a Ryo che corre verso le 3 ragazze e le invita a far parte del nostro gruppo. Vedo Aiko confabulare con Ikeda e intanto Tsune e Kaido si avvicinano a me. Ehi Kawashima, io e Setsuna vorremmo in gruppo con te e Ryo. Chi altro c'è? Cazzo, già arriva il primo imprevisto. Vengo raggiunto da Ryo e dalle ragazze. Temme, ma quanti siamo? Il gruppo è troppo grande. Non dovevamo essere in 6? Sorrido tra me al pensiero che almeno fino a 6 Ryo sa contare. Ma non so come organizzarmi a questo punto. Scusate, pensavo che forse Misaki potrebbe far parte di un altro gruppo. Considerando la situazione, io suggerirei di far stare insieme a me, Aiko, Ryo e Sasuke. E noi 4 siamo a posto. Poi, se ho ben capito, loro 2 vogliono stare in vostra compagnia e quindi diventiamo 6 persone.
Misaki, tu sei amica di quelle due ragazze del gruppo del capoclasse della B2, quindi non ti dispiacerà andare con loro, vero? Misaki si illumina d'immenso al pensiero di stare in gruppo con Ueda e corre ad abbracciare le due ragazze dell'altra sezione. Certo, Kaito e Setsuna saranno una bella rottura, ma Reika è stata talmente veloce nel dare istruzioni che tutti hanno detto subito sì. Brava la mia pittoresca ragazza. Spero che questa sua mossa nasconda il desiderio di passare del tempo con me. Brava Rei-chan, Misaki ti sarà riconoscente. Non avrebbe mai avuto il coraggio di offrirsi volontaria per andare nel gruppo di Ueda. Ammetto che l'ho fatto anche per me. Misaki è una cara ragazza, ma troppo espansiva per il mio caratteraccio. Tu sei più tranquilla, quindi anche se saremo in compagnia di quattro ragazzi, sono sicuro che ci divertiremo insieme. Ok, Misaki non l'ha fatto per stare con me, ma per rimanere vicino ad Aiko. Questa ragazza mi fa davvero penare. Meglio così, la mia missione di conquista sarà più divertente. Allora, idiota, da dove iniziamo? Ed ora la mia prima mossa. Andiamo a Gion e poi al tempio di Nazenji. E a quello di Shimogamo. Reika è rimasta a bocca aperta. Tramite Aiko ho saputo che è affascinata da Kyoto da quando ha visto il film Memorie di una Geisha. Quindi immagino che Join, per lei, sia una tappa fondamentale per questo viaggio. Mentre ci incamminiamo ho un unico pensiero in testa. Voglio che sia mia. Reika. Che bello, vado a Join! Chissà se posso farmi qualche foto con le Maiko, loro sì che sono femminili. Non come me, che prendo a pugni la gente peggio di un pugile professionista. Sasuke è molto calmo oggi, mi rivolge ogni tanto un'occhiata, ma non tenta nessun approccio come al suo solito. Forse non gli interesso più e non potrei nemmeno dargli torto. Ad andare in giro con lui mi accorgo di quante ragazze si voltano ad osservarlo. Certo, anche gli altri nostri accompagnatori non sono male, ma persino alcune Maiko hanno avuto l'ardire di chiedere una foto con lui. Pazzesco! Questo ragazzo è baciato dalla fortuna, sotto ogni punto di vista. È bello, intelligente, ricco e portato per lo sport. Non dovrebbe avere nulla di cui lamentarsi, eppure anche oggi un paio di volte ho visto nel suo sguardo un'ombra di tristezza. Come se la sua solitudine gli fosse attaccata e non lo lasciasse in pace mai. Possibile che solo io noti questa cosa? La giornata scorre tranquilla fino a quando non ci fermiamo a mangiare del tofu bollito. Mentre mi godo il sole e il buon cibo, Setsuna si avvicina con una faccia che non promette niente di buono. King-chan, potrei parlare un momento in privato? No, non mi piace. In privato? Qualcosa non va? No, tutto bene, però ecco, una cosa importante da chiederti. Ok, ma visto che a breve dobbiamo metterci di nuovo in marcia, che ne dici se rimandiamo a più tardi? Non vorrei che gli altri rimanessero indietro col programma per colpa nostra. Ah, certo, va bene. Allora magari dopo, quando arriviamo al Tempio Shimogamo, potremo parlare. C'è un bel parco tutto intorno. Potremmo fare una passeggiata insieme. E così dicendo mi fa uno strano cenno col dito, sorridendo tutto convinto. Io sospiro riprendendo a camminare vicino a Aiko. Rio. Ecco, la frittata è fatta. Nemmeno siamo arrivati che Setsuna già si mette d'impegno per propinare una dichiarazione d'amore a Rei-chan. Bisogna che faccia qualcosa prima che Sasuke esploda o ancor peggio faccia a pezzi Setsuna. Arrivati nei pressi del tempio, chiedo a Kaito di distrarre per un attimo Setsuna. Lui, che di vedere il tempio proprio non ha voglia, mi dice subito di sì e chiede a Setsuna di accompagnarlo, non si sa bene dove. Allora io scatto avanti a separare le due ragazze. Aiko-chan, puoi venire un attimo con me? So che sei un'esperta di antichi tempi e vorrei che parlassi di questo in tutta tranquillità. Rei-chan, te la rubo per un attimo, non vorrei annoiarti. Sasuke, fai accompagnare Chan, per favore, grazie. Le due ragazze non hanno il tempo di rispondermi, che ho già preso per mano Aiko trascinandola via. Spero non si arrabbierà, ma bisogna pur far qualcosa. Ryukun, credo che ora siamo abbastanza lontani, se vuoi puoi lasciarmi la mano. Che sbadato, scusami. No, figurati, non c'è problema. È che vedi, temo che Setsuna abbia deciso di dichiararsi proprio oggi a Rei-chan, e conoscendo Sasuke si rischia un omicidio, quindi spero che lasciandolo solo con lei riesca a dire qualcosa di sensato e di carino alla ragazza che gli piace. Ho capito, sei un caro amico, Rei-kun. Mentre mi dice queste cose mi rendo conto, forse per la prima volta, di quanto Aika sia una bella ragazza. Ha dei modi poi gentili e fini, e pur essendo praticamente un'aristocratica giapponese non se la tira per niente. Proprio un bel tipo. Rei-kun, se vuoi posso parlarti davvero del tempio. Ne conosco tutta la storia. Ah, Aiko-chan, io vado male anche in storia. Che ne dici invece se ci mettiamo seduti a fare due chiacchiere? Magari mentre ci mangiamo un gelato al tè verde?
lei diventa tutta rossa in viso e dice un semplice sì. Reika, forse è destino. Sembra che nonostante io faccia di tutto per stare lontano da Sasuke, alla fine ci ritroviamo sempre insieme da soli. Lui mi guarda con fare annoiato. Mi sa che mi sono davvero montato troppo la testa. Dopo qualche secondo di imbarazzo, per fortuna, è proprio lui a rompere il ghiaccio. Senti, che ne dici di visitare il parco? Se non sbaglio, dovrebbe esserci l'albero sacro del dio delle nozze, Renji Nogasaki. Dicono che sia molto bello. Ma ti prego, Kawashima, non avrei mica paura di non trovare moglie in futuro. Molto spiritosa, King. È solo che è un bel parco da vedere, tutto qui. E allora andiamo. Tanto mi sembra che stiano facendo tutti i fatti loro, quindi perché no? Ne ho voglia. Sì, mi va di stare in compagnia di questo ragazzo. Mi va sempre, mi va perché mi piace la sensazione che provo quando sono con lui. È simile a quella che provo con Hiroshi, ma meno tormentata. Non voglio analizzarla oltre. Non in questi giorni. In questi 3 giorni sono la Reika di Kyoto, non quella di Tokyo. E questa Reika mi piace. Nonostante non sembri una giapponese, nonostante abbia un'anima macchiata, mi piace come adesso. Così iniziamo a camminare, vicini con calma, mentre Sasuke impartisce una lezione di storia che è simile alle nostre ripetizioni. Io lo ascolto non tanto per le informazioni che mi dà, ma per il suono della sua voce. Sempre di più questo suono mi entra dentro. Mentre tutto scorre meravigliosamente bene, mi viene quasi voglia di prendergli la mano e di camminare come 2 fidanzati. Arrossisco di questo mio pensiero così infantile. A cosa stai pensando? Sei arrossita improvvisamente? Non sarà qualcosa di sconcio, in fondo questo è un luogo sacro, cerca di controllarti. Ma se sei tu quello che ci prova sempre? E poi non sono affari tuoi quello che penso. Lo dico con tono molto allegro, e lui infatti non si offende, ma ride rilassato. È tutto perfetto, tutto bello, e io sto bene. Dopo tanto tempo, sto finalmente bene. Ma poi tutto crolla in un istante. Poco distante da noi scorgo qualcosa che non voglio vedere. Presa dal panico, prendo davvero per mano Sasuke e inizio a correre nella direzione opposta. Finiamo con il nasconderci dietro un grosso albero e riprendere fiato. Che diavolo ti succede, Rei? Aspetta, fermo, non muoverti. Aspetta un attimo, per favore. Cosa c'è? Che hai visto? Akira. Chi? Chi cazzo è Akira? Preferirei evitare di parlare di queste cose proprio con lui. Ma non posso permettermi di essere vista, quindi devo convincerlo a non muoversi dal nostro nascondiglio. Vedi quel ragazzo con i capelli rasati? Quello seduto sulla grossa moto nera. Sasuke si sporge in avanti e guarda dove gli indico. All'improvviso spalanca gli occhi e fa una faccia strana, scura. Conosci quel tizio? Sì, diciamo che lui è il mio ex e non ci siamo lasciati in maniera molto serena, quindi preferirei evitarlo. Scusa se ti ho trascinato via in questo modo, ma credimi, è meglio così. È stata una storia complicata e non ho proprio voglia di affrontarla in questo momento. Senti, King, a me della tua vita sessuale non me ne frega niente. La strada per tornare indietro la conosci. Io me ne vado. E su queste parole fredde come ghiaccio e taglienti come una lama, Sasuke se ne va lasciandomi sola. E io odio essere lasciata sola. Rio. Il tempo passato in compagnia di Aiko è molto piacevole. Sempre di più penso che questa gita sarà la nostra fortuna oltre a quella di Sasuke. Poi all'improvviso lo vedo tornare indietro da solo e con una faccia incazzata da far spavento. Sasuke, che succede? Dov'è Rei-chan? Tornerà indietro da sola, forza andiamo. È ora di rientrare in albergo o faremo tardi. Ma che dici, non possiamo rientrare senza di lei? Lui continua a camminare così. Io mi volto verso Aiko-chan e le dico di andare a chiamare Kaito e Setsuna, che sono nei dintorni. Manderò loro 2 in albergo col Teme, mentre io e lei andremo incontro a Reika. Insomma, non si lascia da sola una ragazza, che cavolo! Mentre Aiko corre, io mi avvicino a Sasuke, fermandolo per un braccio. Ma che ti prende? Hai fatto tutto questo per stare con lei, che diavolo è successo? Avete litigato di nuovo? Perché guarda, se è così, forse non siete davvero compatibili con... Quindi lascia stare! Certo che lascio stare io. Del resto come potremmo essere compatibili se appena ho visto il suo ex? Che... indovina un po' chi è? Il caro vecchio Akira. Te lo ricordi Akira, vero? Akira? Quell'Akira? Proprio quello? Esatto, proprio quello. Con quella moto chi se lo dimentica? Porca miseria, Teme. Akira è anche più grande di Takashi. Avranno quasi 8 anni di differenza.
E poi è un poco di buono. Possibile che sia davvero il suo ex? Forse si è sbagliata. No, credimi Rio. Ha fatto una faccia che non ti dico. E si è pure nascosta per non farsi vedere. È proprio quell'Akira. Cazzo, Takashi riesce a rompermi le scatole anche qui. Io me ne torno in albergo. Kaito, Setsuna, andiamo. Ryokun, che succede? Tira una brutta aria. Andiamo a prendere Rei-chan e torniamo in albergo anche noi. Ti racconto tutto per strada. Tanto suppongo che anche Reika vorrà delle spiegazioni. E prima che quello scemo peggiori ulteriormente la situazione, è meglio che le parli io. Anche se a questo punto non so più se ne valga la pena. Così io e Aiko andiamo a cercare Rei-chan.